Sindaco Rinacà, non è più il momento delle battaglie, questa volta si riesce a portare a casa qualche risultato. Qua ci sono i tecnici che sono già al lavoro per studiare la soluzione, si parla finalmente di questo serbatoio d'accumulo, che comunque ci vorranno almeno un paio d'anni ancora prima che l'acquedotto nuovo sia perfettamente allacciato e funzionante fin qui a Cervo, e quindi nel frattempo bisogna pensare a qualcosa. Sì, dopo le arrabbiature dei mesi passati, diciamo che oggi c'è piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, perché finalmente non si tratta soltanto più di parole, ma di un incontro tecnico che fa ben sperare a risoluzioni, diciamo, in tempi rapidi per affrontare l'emergenza. E chiaramente poi il discorso della attuazione del ROIA a tempi lunghi sicuramente ci vorranno ancora un paio d'anni. Ecco, mi pare di aver capito che c'è uno stanziamento circa di 1 milione di euro per fare questo intervento, è corretto, è sbagliato, come sono i fondi, qual è la situazione anche economica? Beh, di situazione economica e di stanziamenti non ne abbiamo ancora parlato, bisognerà calcolare questa posizione di questo, diciamo, contenitore di accumulo, che è una struttura posticcia, chiaramente non è una struttura definitiva, però i tecnici ci assicurano che i costi non sono elevati, quindi riusciremo a far fronte a questa spesa e troveremo appunto una soluzione temporanea per tamponare le eventuali emergenze.